Bentornati ragazzi sul canale di Juke Next Gen, siamo su Black Ops 3 e come vedete sono qui con questa nuova classe che oggi userò col 205 Brecci, che sarebbe il fucile a pompa. Ok ragazzi, non ho mai usato il fucile a pompa, quindi voglio provare a fare questa serie di video con armi nuove. Magari ragazzi, se anche voi avete qualche arma da consigliarmi, scrivetela sotto nei commenti e la proverò. Quindi magari vi direte a vedere io che scriro, perché non so giocare con questi tipi di armi, quindi magari prenderò tante di quelle uccisioni che inizio a sclerare. Quindi mi raccomando, non armi troppo difficili. E inoltre ragazzi, vi volevo già annunciare che prossimamente arriverà la collaborazione con un mio amico youtubers su Call of Duty Black Ops 3, quindi vi farete delle belle risate. Ok ragazzi, siamo capitati anche Nuketown 2065, giusto per rendermi la vita ancora più facile. Ecco qua ragazzi, ecco, guardatemi. Prima kill, subito. Ho fatto una kill con il fucile ragazzi, mamma mia. No, ecco, sono subito morto. Vediamo un po' cosa riuscirò a fare con questo cazzo di fucile, che sicuramente a distanza, ecco, vedete, mamma mia ragazzi, invece lontani, che secondo me non vale un cazzo. Assist comunque ragazzi. Sinceramente pensavo peggio. Intanto qua buttiamo una bombetta. Pensavo peggio. Mori, vaffanculo. Sì, superstite. Oh, mamma mia, Reaper negato. No, non l'ho killato ragazzi, l'ho convinto di sì. Mamma mia, sono più lento di non so, di una lumaca in calore. Eccolo qua, mi ero incartato lì dietro e ne è appena passato uno. È un'altra kill, attenzione. Attenzione, scatenato col fucile. Attenzione, ancora una kill col fucile. E magari si scopre che il fucile era la mia arma preferita. Mamma mia, vendetta. Grazie, attenzione qui. Assist. Non ce n'è da qua. Eccolo davanti. No, non fare attenzione, no. Ma guardate quello. No, porca miseria. Vedete il fucile a distanza. Non killa. Muori, vaffanculo. Ragazzi, guardate, sono tutti qui. Cioè, dove rinasciamo noi? Sono qui. Ecco qua, rap distrutti. Ma ce n'è già un altro, ragazzi. Ma quanti cazzo sono? Dai, cazzo. Ragazzi, sto iniziando a sclerare, ve lo dico. Sto iniziando a sclerare. Sto facendo cagare ora, ragazzi. Mi stanno iniziando a distruggere. Uno, due. Mamma mia, li avevo tutti lì, ragazzi. Erano tutti lì. Abbiamo perso ragazzi. La prima partita è stata persa. Ma va, io col fucile, insomma, pensavo peggio sinceramente. Vediamo il mio punteggio, 11-20 ragazzi. E vabbè, me l'aspettavo di far cagare col fucile, però pensavo addirittura peggio. Non è che la mia squadra abbia fatto molto di meglio, vedete, 15-14. Quindi siamo lì. Abbiamo trovato una squadra davanti, guardate quello, 49-4, molto più forte di noi. Okay, ragazzi, ci vediamo fra poco con la seconda partita, sempre con il fucile. Ok ragazzi, eccoci giunti nella seconda partita. Siamo nelle match squadre e siamo nella mappa Gauntlet. Come vedete ragazzi, ci sono punti esperienza doppi normali e per le armi, perché come sapete dal venerdì alla domenica su Call of Duty quasi sempre, o anzi per dire sempre, danno i punti esperienza doppi. Ok ragazzi, eccoci qui. Vediamo un po'. Subito prima kill con il nostro fucile. Ecco qua, seconda kill. Di qua ragazzi, stanno arrivando da qua. Eccolo, un altro killato. Ma mi aveva visto il compagno e mi ha ucciso. Comunque ragazzi, come inizio per il fucile, insomma. Eccolo qua davanti. No, peccato ragazzi. Uno, fatto. No ragazzi, maledizione al fucile che non riesce a killare neanche a media distanza. Eccolo, l'ho appena visto. No, come al solito ragazzi, non c'era nessuno fino ad ora. Prova a killare uno dalle spalle e arriva un altro e mi uccide. È fissa questa legge, cioè, di Call of Duty. Non è una legge non scritta, ma praticamente esiste.
Muori, vaffanculo. Ok, superstite, vaffanculo. Ragazzi, eccolo. L'ho visto, ma come vedete non killa. Non killa, ragazzi, purtroppo non killa. A distanza non killa. Quindi su queste mappe avere il fucile è veramente penalizzante. Qui dovrei usare veramente il mitragliatore d'assalto, però vi ho promesso che usavo questo e questo userò. Eccolo qua. Allora ragazzi, andiamo allo sbaraglio, come piace a me. Eccolo qua. Ecco qua, vaffanculo, muori. Eccoti qua. No, no, ragazzi, ah, mi ha dato l'assist, ma non ci posso credere. L'avevo colpito col fucile a pompa, dovevo averlo già distrutto. E abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo vinto. Non è stata da parte mia una partita chissà che, perché purtroppo col fucile ero un po' limitato. Però anche questa partita, ragazzi, pensavo peggio. Questa è l'uccisione della morte finale. Vedete, quello davanti sono io, Angelo Nero 83. Lo stavo per andare a uccidere, ma io purtroppo devo avvicinarmi, a differenza sua che con il fucile d'assalto può rimanere a distanza. Ok, ragazzi, allora, come vi ho già anticipato prima, a breve arriverà una serie dei video in collaborazione con un altro mio amico youtuber. Sotto in ogni video nella descrizione trovate il suo canale, quindi mi raccomando, passate e iscrivetevi e faremo dei video divertenti insieme su Black Ops 3, che spero vi possano piacere, che poi troverete sia sul mio che sul suo canale. Ragazzi, vi invito a lasciare un like, soprattutto per il coraggio che ho mostrato a usare le 205 brecci su una mappa come Nuketown o anche su questa seconda mappa, che comunque, ragazzi, non è facile usare il fucile, soprattutto per me che non li uso mai. Quindi lasciate un like al coraggio. Cerchiamo di arrivare almeno un 5-10 like se ci riuscite, così vedo che state apprezzando, insomma, il sacrificio. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Commentate, ragazzi, dicendomi voi che classi volete vedere che utilizzo, per farmi sclerare il più possibile. Magari, non so, suggeritemi voi delle armi, delle classi che posso sbloccare. Tenete presente che io sto a livello 29, quindi non ho tutte le armi disponibili. Voi scrivetemi, poi magari quelle che posso utilizzare le utilizzo. E niente, ragazzi, io con questo concludo il video. Mi raccomando, condividete, suggerite agli amici il mio canale per farmi conoscere. Ci vediamo al prossimo video. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Bella!